Star Wars ist immer so mal selber zu essen. Prima che il tempo cominciasse a scorrere, prima che la vita avesse inizio, tre dee scesero su Hyrule e misero ordine nel caos. Din, la dea della forza. Nairu, la dea della saggezza. E Faror, la dea del coraggio. Din, con forti braccia di fuoco, coltivò la terra di Hyrule. Nairu intrise il mondo di saggezza, facendo dono della legge. Faror, con il suo spirito, creò gli esseri viventi che avrebbero difeso la legge. Terminata la loro opera, le tre dee tornarono in cielo. Nei punti in cui le tre dee lasciarono il nostro mondo, comparvero dei triangoli d'oro. Questi triangoli d'oro formano la Triforza, il simbolo del nostro destino. Il luogo dove viene custodita la Triforza è la Terra Sacra, il Sacro Reame. La Terra d'Oro. La Triforza custodisce i poteri delle tre dee ed è una reliquia onnipotente che esaudisce i desideri di chi la tocca. Poiché soltanto alle dee è concesso di giudicare cose bene e cose male, la Triforza non distingue tra i desideri buoni e i desideri malvagi e li esaudisce entrambi. Per essere utilizzata correttamente è necessario che colui che la rivendica possegga un cuore saldo e l'equilibrio tra forza, saggezza e coraggio. Se toccata da qualcuno privo di equilibrio, essa si divide in tre parti: la triforza della forza, la triforza della saggezza e la triforza del coraggio. Quando questo accade, a colui che ha toccato la triforza rimane la parte in cui più crede, mentre le altre due triforze compaiono sul dorso della mano di altri due prescelti dalle dee. Affinché il desiderio possa essere accordato, occorre riunire le tre parti della Triforza. La divinità incaricata di proteggere la Triforza e la terra creata dalle tre dee dorate è la dea Ailia. Non si conosce il motivo per cui le dee abbiano lasciato la Triforza in questo mondo, ma intorno a essa sorsero terribili guerre dalla violenza inaudita, la prima delle quali si svolse già nella remota era della dea Ailia. Da uno squarcio creatosi all'improvviso, sulla terra apparvero degli esseri oscuri guidati dal re demone Mortifer. Che cancellarono il sorriso dal volto degli abitanti della terra. Presero a distruggere le foreste, a prosciugare le sorgenti e a uccidere gli uomini. Ambivano a ciò che lei, la dea, custodiva, il potere universale. Il potere universale, il patrimonio lasciato dagli dei che tutto possono, l'estremo potere che la dea ereditò dalle entità ancestrali.
con l'intento di proteggere il potere universale dagli esseri oscuri. La Dea, dopo aver radunato sulla Terra tutti gli umani sopravvissuti, la elevò a fluttuare nel cielo, in un luogo in cui non potesse essere raggiunta dal male, nei più remoti spazi celesti, oltre un letto di cirri. Quindi la Dea e i suoi seguaci, rischiando la loro stessa vita, imprigionarono gli esseri oscuri. E sulla Terra tornò a regnare la pace. La Terra scampò alla distruzione, ma il sigillo che teneva imprigionato il Re Demone era debole. Nel tentativo di distruggere Mortifer, la Dea tentò di utilizzare il potere della Triforza. Tuttavia, alle divinità non è concesso di utilizzare quel potere, perciò ella decise di rinunciare alla propria natura divina e di rinascere come essere umano. Con la morte di Aelia, Impa della tribù Shika fu incaricata di vegliare sopra il sigillo che imprigionava il Re Demone fino al di lei ritorno. Il pezzo di terra che Aelia inviò nel cielo divenne noto come Isola della Dea. Le isole fluttuanti abitate dagli umani che erano fuggiti furono chiamate Oltrenuvola e i Nefelogeti continuarono a vivere in armonia con i Solcanubi, una razza di uccelli divini concessi loro da Aelia. Soltanto pochi individui a Oltrenuvola conoscono l'esistenza della superficie. Dopo centinaia di anni, la storia fu dimenticata e diventò leggenda. Nell'antica battaglia, gli umani erano impotenti contro i loro avversari demoniaci e non avevano alcuna possibilità di salvare la propria vita se non fuggendo. Così il popolo di Oltrenuvola creò una milizia. Gevora, il custode delle leggende tramandate dalla sua famiglia, istituì la scuola d'armi, in cui i giovani potevano imparare a volare insieme ai Solcanubi, a tirare di spada e, una volta completati gli studi, entrare a far parte dell'Ordine dei Cavalieri di Oltrenuvola. Le vicende che seguono si svolsero nel 25esimo anniversario dalla fondazione della scuola d'armi. Quando il sigillo su Mortifer, il Re Demone, iniziò a indebolirsi, nacque una ragazza umana che fu chiamata Zelda. Costei era la dea Aelia reincarnata. Zelda crebbe fino a diventare una bellissima donna e fu scelta per impersonare la parte della dea nell'annuale cerimonia del battesimo del volo della scuola d'armi. Comandando abilmente il proprio raro Solcanubi Crenisi, Link fu il vincitore di quell'anno ed ebbe l'onore di celebrare il rituale della dea.
Nel frattempo, Ghirahim, che si definì patriarca dei maghi, liberò orde di demoni, prendendo il controllo della terra sotto alle nubi, e mandò i propri servi alla ricerca della dea Aia, al fine di portare a compimento il proprio piano, far risorgere il suo padrone Mortifer. Ghirahim individuò Zelda nel cielo ed evocò un tornado in grado di penetrare le nuvole per farla cadere sulla superficie. まだ Deciso a salvare Zelda, Link fu guidato nella notte da una voce misteriosa, che lo condusse all'interno della statua della dea, ove era celata la spada della dea. La voce apparteneva a Fai, lo spirito della spada, creato dalla dea Aelia affinché guidasse l'eroe. Così Link fu il primo essere umano a rimettere piede sulla superficie dopo centinaia di anni.
Dopo essere caduta dal cielo sulla superficie, Zelda fu salvata da una vegliarda. L'anziana rivelò a Zelda di essere l'incarnazione della dea Aelia e perciò avrebbe dovuto purificarsi nei santuari del cielo e della terra, al fine di recuperare gli antichi ricordi. Accettando il proprio destino, Zelda indossò la veste della dea e pregò presso le fonti dei santuari del cielo e della terra. Nel corso del suo viaggio, Zelda rischiò di essere catturata dall'esercito di Ghirahim, ma fu salvata da Impa, una Shika incaricata di proteggere la reincarnazione della dea. Zelda pregò presso le due fonti, si purificò e recuperò i propri ricordi come dea Aelia. Al fine di rafforzare il sigillo che teneva imprigionato il re demone Mortifer, si diresse al santuario del tempo nel deserto, in modo da fare ritorno nel passato. Ghirahim riuscì a trovarla. Giunse appena in tempo per affrontare Ghirahim e così permettere a Zelda e Impa di attraversare la porta del tempo.
Impa decise di distruggere il portale in modo che Ghirain non le potesse seguire nel passato. Esisteva un'altra porta del tempo, ubicata nel santuario dell'esilio, ma non era funzionante. Link completò le prove delle dee, grazie alle quali temperò la propria spada con le tre fiamme sacre delle dee. Ricolma dell'immenso potere della forza, la sacra spada della dea divenne la spada suprema. Grazie a un fendente della spada caricato del potere celeste, la porta del tempo si riattivò, permettendo a Link di viaggiare nel tempo.
Dopo aver attraversato la porta del tempo nel deserto, Zelda e Impa raggiunsero il santuario dell'esilio nel passato e Link le raggiunse utilizzando la seconda porta. Zelda informò Link che per rafforzare il sigillo avrebbe dovuto rimanere a pregare all'interno del santuario. Grazie alle preghiere di Zelda, la superficie rimase tranquilla e oltre nuvola poté prosperare nel cielo. Trascorsero migliaia di anni. Link tornò nella propria epoca e affrontò numerose altre prove al fine di temprare il proprio spirito, così da diventare degno di reclamare la leggendaria Triforza e la sua forza onnipotente. Egli espresse il desiderio che l'isola della Dea facesse ritorno sulla superficie, distruggendo in questo modo Mordicare. Si risvegliò dopo un sonno millenario. Furibondo, Ghirahim rapì Zelda e attraversò la porta del tempo. Giunto
appunto nel passato, effettuò un rituale per far risorgere il suo padrone, il re demone Mortifer, all'epoca ancora in vita. Link inseguì Ghirain, lo affrontò e lo sconfisse. Ma era troppo tardi. La resurrezione di Mortifer era ormai compiuta. Si svolse la prima battaglia di Mortifer contro un essere umano e dopo una lotta feroce, Link vinse contro il demone. Prima di perire, Mortifer scagliò una maledizione su coloro i quali posseggono lo spirito dell'eroe e il sangue della dea. L'incarnazione della sua rabbia e del suo rancore li avrebbe inseguiti eternamente, in un oceano di tenebre e sangue. Alla fine egli scomparve e il suo odio fu sigillato all'interno della Spada Suprema. Zelda e gli altri fecero ritorno nella loro epoca. L'atmosfera era di pace e c'era il sentore di un nuovo inizio. Zelda prese la decisione di vivere sulla superficie e di proteggere la Triforza. L'eliminazione di Mortifer non pose fine alla battaglia, anzi fu l'inizio dell'infinito ciclo di reincarnazione dell'Ore Demone.
il cui odio nei confronti di chi possiede il sangue della dea e lo spirito dell'eroe è eterno. Il mondo creato dalle tre dee dorate divenne noto come Hyrule e in esso si stabilirono i discendenti della dea Ailia. A lungo il mondo poté godere della pace, con gente onesta e saggia. Ma presto le voci su Hyrule, terra sacra, furono causa di discordia. La leggenda di un potere supremo, diffusasi in tutto il paese, stuzzicò l'egoistica bramosia di possedere la Triforza e iniziarono feroci battaglie per conquistarla. Apparvero degli esseri eccelsi nelle arti magiche. Costoro cercarono di sottomettere la Terra Sacra con la loro potente magia. Ma le divinità inviarono gli spiriti della luce. L'immenso potere magico di quegli esseri venne sigillato nel cristallo oscuro. In più, le divinità utilizzarono lo specchio oscuro per esiliare gli invasori nel regno del crepuscolo, così che non potessero più interagire con il mondo della luce. Coloro che abitano nel crepuscolo furono chiamati stirpe dell'ombra. Il saggio della luce Raul eresse il santuario del tempo intorno all'ingresso del Sacro Reame, in cui era custodita la Triforza. Raul sigillò insieme al Sacro Reame la spada suprema e il potere di viaggiare attraverso il tempo, e le chiavi per aprire la porta del tempo, le tre pietre spirituali di foresta, fuoco e acqua, furono affidate ai rispettivi popoli. La Triforza fu sigillata dentro al santuario della luce, posto al centro del Sacro Reame, ormai isolato da Hyrule, e Raul divenne il custode del potere degli dei. I discendenti della dea Ailia, che si reincarnò in Zelda, fondarono il regno di Hyrule e ne divennero la famiglia reale. Yes, Zelda? Per proteggere la Triforza, eressero il castello al centro di Hyrule, dove era posto il Santuario del Tempo. La famiglia reale protesse la Triforza tenendo celata la sua esistenza. All'interno della famiglia reale nacquero molte persone dotate di poteri speciali per via del lignaggio che le legava alla dea. Le principesse furono chiamate Zelda, un nome proveniente dalle antiche storie. Durante l'espansione del regno di Hyrule si verificarono i primi grandi eventi. Riapparvero i mostri e il mondo venne avvolto da profonde tenebre. Fu allora che i piccoli Minish discesero dal cielo e fecero dono a un umano coraggioso, della luce dorata e di una spada. Il valoroso usò coraggio e saggezza per liberare il mondo dalle tenebre. Nell'epoca di pace che seguì, gli umani venerarono la spada come reliquia. La spada Minish e il forziere in cui furono imprigionati i mostri furono da allora custoditi dalla famiglia reale di Hyrule. In segno di riconoscenza verso i Minish, una volta l'anno si svolse una festa a loro dedicata. Secondo la leggenda, una volta ogni 100 anni una porta segreta si aprirebbe per permettere ai Minish di entrare nel mondo degli umani. La tradizionale festa dei Minish continuò per molti anni e nel corso dei festeggiamenti si tenne un torneo di lotta. La cerimonia di premiazione si teneva di fronte alla spada Minish e quella era l'unica possibilità
per vedere la lama. Per il 100° anno della festa dei Minish, la festa era più splendida che mai. Il vincitore del torneo di lotta era un uomo sconosciuto di nome Vati. Vati credeva che la sacra forza si trovasse all'interno del forziere sigillato dalla spada, per cui, durante la premiazione, spezzò la spada Minish e aprì lo scrigno, ma non trovò la sacra forza che stava cercando. Invece, dall'interno del forziere uscirono le forze demoniache che vi erano state imprigionate. Per difendersi dai poteri magici di Zelda, Vati la tramutò in pietra e si mise alla ricerca della sacra forza. La maledizione posta sulla principessa Zelda avrebbe potuto essere spezzata solamente con il sacro potere della spada Minish, ma essa era stata rotta. La tribù dei Minish era l'unica in grado di ripararla, ma essi potevano essere visti solo dai bambini. Così Smith, il grande maniscalco, propose al re di Hyrule di farsi aiutare dal giovane Link. Il re rivelò a Link il luogo dove abitavano i Minish. Poi il ragazzo prese la spada Minish rotta e, armato della spada Smith, partì alla ricerca del villaggio Minish. Mentre percorreva la strada attraverso la foresta di Tiloria, il giovane Link incontrò Egeo, un uomo colpito da una maledizione. In seguito, Link scoprì che Egeo era un saggio dei Minish, il quale aveva creato un cappello magico in grado di esaudire i desideri, e che Vati era il suo apprendista. Vati era affascinato dal male presente nel cuore degli uomini, e quando indossò il cappello del mago realizzato da Egeo, ottenne poteri malvagi e tramutò Egeo in un cappello. Poi, credendo che la sacra forza fosse custodita nel forziere sigillato dalla spada Minish, prese parte al torneo di lotta per potersi avvicinare a esso. Sentendosi responsabile per i problemi causati da Vati, Egeo collaborò con Link conducendolo al portale magico per raggiungere il villaggio Minish. I Minish sono una tribù di piccole creature dalle dimensioni di un pollice. Quando Link attraversò il portale magico, si ridusse alle loro dimensioni e poté trovare l'ingresso del villaggio Minish nella foresta. Per poter sciogliere la maledizione su Zelda, Link avrebbe dovuto far riparare la spada Minish e infondere nella sua lama i poteri dei quattro elementi. Vati, non riuscendo a trovare la sacra forza da solo, prese il controllo del re di Hyrule, costringendo ogni soldato del regno a cercarla. Aveva appreso dalle leggende della tribù del vento che quando i quattro elementi saranno riuniti, la via per la sacra forza si paleserà. Sapendo che Link stava già raccogliendo suddetti elementi, Vati decise di aspettare il proprio momento, lasciando Link a fare tutto il lavoro per lui. Link raccolse i quattro elementi e li collocò nei rispettivi piedistalli all'interno del santuario elementale. La spada Minish fu infusa con i loro sacri poteri e la trasformarono nella quadrispada, che donò all'utilizzatore l'abilità di dividersi in quattro identiche copie. Nello stesso momento si aprì una porta dietro al piedistallo e nella nuova stanza le vetrate rivelarono che la sacra forza ha risieduto all'interno della principessa Zelda generazione dopo generazione. Vati aveva seguito le avventure di Link,
Così apprese l'allocazione della Sacra Forza e rapì la principessa Zelda. La portò sulla sommità del castello di Hyrule e lì iniziò un rituale per estrarre la Sacra Forza dal corpo della fanciulla. Link inseguì Vati e riuscì a interrompere la cerimonia poco prima che fosse completata. Ma Vati, utilizzando il potere del cappuccio del mago, si trasformò in un grande demone. Facendo ricorso al potere della quadrispada, Link riuscì a sconfiggere Vati e sciolse la maledizione su Egeo e sulla principessa Zelda. Nella lotta contro Vati, il castello di Hyrule crollò e molte persone rimasero vittime dei suoi poteri demoniaci. Così Egeo diede a Zelda il cappello del mago per esaudire il desiderio di annullare tutta quella distruzione. Attraverso il potere combinato del cappello e della Sacra Forza, il desiderio fu esaudito e la pace tornò su Hyrule. In quel momento la porta del regno dei Minish cominciò a chiudersi ed Egeo dovette salutare i suoi due amici. Ma, come regalo da Dio, Egeo donò a Link un cappello verde. La pace tornò ad Hyrule e tutti credettero che Vati fosse morto, finché un giorno costui riapparve e il terrore si diffuse nuovamente sulla terra. Vati aveva perduto i ricordi del suo passato di Minish e, dotato dell'abilità di domare i venti, andò a risiedere nel Palazzo dei Venti. Vati rapì alcune belle fanciulle del regno e le rinchiuse nel Palazzo dei Venti, ma d'improvviso apparve un eroe che brandiva la quadrispada. Le sue origini sono sconosciute, ma si ritiene che sia un discendente di colui che in passato sconfisse Vati. Grazie al potere della spada, il corpo dell'eroe si scisse in quattro parti e la potenza combinata dei quattro eroi riuscì a sconfiggere Vati, che fu sigillato nella quadrispada, custodita nel santuario elementale. Per generazioni la principessa Zelda e le sue discendenti vegliarono sul sigillo della quadrispada, ma un giorno il sigillo cominciò a indebolirsi. Quando Zelda andò a controllare il sigillo, esso si ruppe. Vati fuggì dalla sua prigione, rapì Zelda e la portò al Palazzo dei Venti per fare di lei la sua sposa.
Un giovane ragazzo di nome Link fu testimone del ritorno di Vati. Una fata apparve a Link e gli consigliò di estrarre la quadrispada. Fatto ciò, Link si divise in quattro, proprio come recitava la leggenda. Le fate radiose potevano aiutare Link a raggiungere il Palazzo dei Venti, ma il giovane doveva prima dimostrare il proprio coraggio. I quattro Link affrontarono numerosi nemici nelle tre aree custodite dalle tre fate radiose e dopo essere stati approvati come eroi supremi, i Link furono premiati con le chiavi per il Palazzo dei Venti. I quattro Link affrontarono Vati nei meandri del Palazzo dei Venti. Sfruttando i loro attacchi combinati, i quattro Link sconfissero Vati e salvarono la principessa Zelda che rimase illesa. Vati fu nuovamente sigillato nella quadrispada, che fu riposta nel suo piedistallo. Il potere della quadrispada si assopì e i quattro Link tornarono a essere un unico corpo. La principessa Zelda e il popolo di Hyrule ripresero a vegliare sul sigillo. La guerra nel regno di Hyrule continuò senza posa per innumerevoli ere. In mezzo alla confusione, una donna fuggì da sola attraverso i fuochi della guerra con in braccio un bambino e si rifugiò nella foresta proibita. La donna affidò il proprio bambino all'albero Deku, spirito protettore della foresta Kokiri. Costui, intuendo che il destino del bambino si sarebbe intrecciato con il futuro di Hyrule, prese con sé il pargolo. Poiché gli esseri umani non possono entrare nella foresta proibita, la madre del piccolo spirò e il bambino crebbe come un Kokiri. Il re di Hyrule pose fine alla guerra e l'intero paese fu unificato sotto il regno di Hyrule. Le cicatrici della guerra si cancellarono dal regno di Hyrule e sembrò che la pace fosse finalmente giunta. Anche Ganondorf, re dei Gerudo, il popolo del deserto, giurò fedeltà al re di Hyrule. Tuttavia, il vero obiettivo di Ganondorf era la Triforza, nascosta da qualche parte nel regno di Hyrule. Al fine di ottenere le tre pietre spirituali necessarie per aprire la porta d'ingresso al Sacro Reame, mise in atto i propri piani in ogni angolo della Terra. Fin da piccola, la principessa Zelda dimostrò di possedere il potere divino. Una notte ebbe in sogno una premonizione del futuro di Hyrule. Nubi scure provenienti dal deserto avrebbero avvolto Hyrule, però l'oscurità sarebbe stata squarciata da una luce proveniente dalla foresta. La principessa Zelda associò quelle nubi scure a Ganondorf, ma suo padre, il re di Hyrule, non credette alla fondatezza di quella profezia. Quando Ganondorf giunse al castello, la principessa Zelda e la sua balia Impa decisero di tenerlo d'occhio. Nel frattempo Link, il bambino accolto nella foresta Kokiri, era cresciuto. Siccome era un Ailia, a differenza degli altri Kokiri, non aveva una fata compagna. L'albero Deku era stato maledetto da Ganondorf che ambiva a ottenere lo smeraldo dei Kokiri e poco prima di morire affidò a Link la fata Navi,
e gli donò anche la pietra spirituale della foresta, lasciandogli il compito di incontrare la principessa Zelda. Alla vista di un giovane ragazzo accompagnato da una fata proveniente dalla foresta dei Kokiri, la principessa Zelda lo identificò come la luce che nel sogno dissipava le tenebre. La principessa Zelda decise che lei e Link avrebbero dovuto raggiungere il Sacro Reame prima di Ganondorf per utilizzare la Triforza per sconfiggerlo. Affidò così a Link il compito di ritrovare le altre due pietre spirituali, il Rubino dei Goron, pietra spirituale del fuoco, e lo Zaffiro degli Zora, pietra spirituale dell'acqua. Mentre Link raccoglieva le due pietre spirituali rimanenti, Ganondorf attaccò il castello di Hyrule nel tentativo di impossessarsi dell'Ocarina del Tempo, un tesoro protetto dalla famiglia reale in grado di aprire la porta verso il Sacro Reame. Con l'aiuto di Impa, la principessa Zelda fuggì dal castello e, riconoscendo Link, gli lanciò l'Ocarina del Tempo, pregando perché potesse proteggere la Triforza. Link collocò le tre pietre spirituali nel Santuario del Tempo, suonò l'Ocarina del Tempo e così aprì la Porta del Tempo.
La leggendaria spada suprema che si trovava dietro quella porta era l'ultima chiave per il sacro reame. Ganondorf, a conoscenza dei movimenti di Link, invase il Sacro Reame e toccò la Triforza. Poiché Ganondorf non possedeva un cuore equilibrato, solo la Triforza della Forza rimase con lui, mentre la Triforza della Saggezza e la Triforza del Coraggio si dispersero alla ricerca di qualcuno degno di reggere le loro abilità. Il Sacro Reame è un luogo che riflette il cuore di coloro che vi entrano. Se qualcuno con un cuore malvagio entra nella terra sacra, questa diventerà un luogo oscuro. Se il visitatore possiede un cuore puro, regnerà la luce. Con la Triforza della Forza in mano a Ganondorf, il castello di Hyrule e la sua città furono invasi dai mostri. All'interno del Santuario della Luce, il pilastro del Sacro Reame, in una piccola area chiamata Sala della Saggezza, l'antico saggio Raoul vegliò su Link che rimase addormentato per 7 lunghi anni. Nel frattempo, nonostante Link fosse degno di brandire la spada suprema, il suo giovane corpo era inadatto a essere l'eroe del tempo, perciò rimase sigillato nel Sacro Reame. La principessa Zelda non ebbe altra scelta che aspettare che il sigillo su Link si sciogliesse. Impugnando la spada suprema nella mano sinistra e lo scudo Aghi a saldo nella mano destra, Link si svegliò in un corpo adulto. Ritornato nel santuario del tempo, incontrò Sheik della misteriosa tribù Sheikah, il quale, suonando la propria lira, fornì preziosi consigli all'eroe affinché spezzasse le maledizioni presenti sui 5 santuari e ne risvegliasse i rispettivi saggi. In sella al proprio cavallo, Link, l'eroe del tempo, liberò i 5 santuari dalle maledizioni e risvegliò i saggi che gli donarono il loro supporto. Raoul era il saggio della luce e da tempi immemori continuava a proteggere il Sacro Reame. La Kokiri Saria era l'amica d'infanzia di Link e l'unica della sua tribù ad averlo realmente compreso. Saria era solita suonare la propria ocarina nelle profondità della foresta. Quel luogo speciale era l'ingresso del Santuario della Foresta. Il capo della tribù Goron, Darunia, era il saggio del fuoco. Impressionato dal coraggio dimostrato in gioventù da Link, dette a suo figlio il nome dell'eroe. La principessa Ruto degli Zora era stata salvata da Link quando era ancora una bambina e anni dopo fu salvata da Sheik prima che il villaggio degli Zora fosse congelato.
Dopo aver incontrato di nuovo Link, accettò il proprio destino di saggio dell'acqua. Naburu era una ladra della tribù Gerudo. Siccome si era opposta a Ganondorf, le streghe gemelle Duerova, Koume e Kotake, madri adottive di Ganondorf, le fecero il lavaggio del cervello. 7 anni dopo fu salvata da Link e divenne il saggio dello spirito. La balia della principessa era riuscita a tenere nascosta Zelda alle grinfie di Ganondorf per tutti i 7 anni da che egli assaltò il castello. Impa era il saggio dell'ombra. Dopo che Link risvegliò tutti i saggi, Sheik rivelò a Link la propria vera identità, confessando di essere in realtà la principessa Zelda. Il capo dei saggi, il settimo saggio, era la principessa Zelda, la quale era stata scelta dalla Triforza della Saggezza. Il piano della principessa era di gettare Ganondorf in un abisso che sarebbe stato aperto e sigillato dai saggi. Per riuscire a metterlo in opera, alla principessa Zelda occorreva l'aiuto dell'eroe Link. Ganondorf, che aveva sorvegliato Link fin dal suo risveglio, scoprì la principessa Zelda e la rapì portandola nel proprio castello. Il castello, un tempo appartenuto alla famiglia reale di Hyrule, era stato occupato da Ganondorf, che lo aveva trasformato in una sinistra fortezza. Il potere combinato dei saggi riuscì a spezzare la barriera che impediva l'accesso al castello di Ganondorf. Nella torre più alta, Ganondorf attendeva l'arrivo di Link, per tentare di fare suo anche l'ultimo pezzo di Triforza. La Triforza della Forza posseduta da Ganondorf, la Triforza della Saggezza portata dalla Principessa Zelda e la Triforza del Coraggio risiedente in Link furono riunite e risuonarono insieme. Il momento della battaglia finale contro Ganondorf era giunto. Ha ha ha!
Link uscì vittorioso dalla battaglia faccia a faccia contro Ganondorf. Ma lo scontro non era ancora terminato. Conferitogli dalla potenza della forza per trasformarsi in una malvagia bestia demoniaca. L'immenso potere del re demone Ganon mise all'angolo Link e la principessa Zelda. La cronologia si divide ora in tre linee temporali. La prima linea temporale è la prosecuzione della storia di Hyrule dall'era dell'eroe del tempo adulto e vittorioso. La seconda linea temporale si dirama dall'era dell'eroe del tempo vittorioso ritornato bambino. La terza linea temporale sorge nel caso in cui Link fosse sconfitto da Ganon.